Non esiste nulla di più social dell'attività del mangiare, la convivialità si fa proprio a tavola e quindi l'idea che il cibo, che il mondo del food sia un elemento essenziale per i social è sicuramente un punto di forza. E infatti anche nelle operazioni di merger acquisition che abbiamo visto nel mondo, abbiamo visto che i social legati, i social e le app legate al mondo del food sono davvero, queste attività sono tantissime e sono state e sono frequentissime. Ancora ieri abbiamo letto sui giornali che una società inglese quotata in borsa ha comprato due applicazioni italiane e nel passato, ne abbiamo parlato oggi, abbiamo visto che TripAdvisor ha comprato Restopolis, che era un'app italiana. Questo dimostra che in Italia abbiamo anche tantissimi sviluppatori che in questo settore sanno veramente fare delle cose estremamente interessanti. L'altro elemento che abbiamo individuato oggi è la capacità delle aziende del food italiano, specialmente delle aziende di nicchia, di dare valore ai loro prodotti, ai prodotti dell'agricoltura, che spesso sono prodotti poveri, proprio innalzando il livello dell'immaginazione attorno a questi prodotti e quindi utilizzando il social, il mondo della gente, dei giovani che frequenta questi ambienti per dare più immagine, per dare più valore ai loro prodotti.